ringrazio il fonico che con lui e tanti altri fonici che in questi più di 20 anni di carriera mi hanno sempre immaginato più alto. Prima, oggi Sergio mi ha detto: ma come mai girano sempre fotografie tue di 10 anni fa, 15 anni fa? Però me l'ha detto un po' come dire, che furbastro, per il giovane. Però poi c'è sempre il fatto che faccio, come dire, spettacolo dal vivo e quindi quando arrivo tutti dicono: ma Mazzanotte è invecchiato, guarda come è ingrassato. Poi il cantautore Alessio Lega mi ha detto che quando metti la giacca dimostri 7 kg di meno. Però continua a non dimostrare 7 cm in più, per cui vabbè, ci ho provato. E questo è dimostrato anche dal fatto che sono diventato presbite. A giugno sentivo un po' di difficoltà a leggere. Pensavo fosse la stanchezza, il fatto che leggiamo tante cose sul computer, sullo schermo del computer. Poi pensavo: vabbè, adesso andrò da un oculista e farò misurare la vista. Poi stavo a Napoli, un tipo che c'era una bancarella, ho detto: oh, scavo, che fai spettacolo qua a Napoli, dove stai? Dico: sì, siamo qua alla regia, così chiamo, Palazzo Reale, qualcosa del genere. E poi ho visto che vendeva gli occhiali, ho detto: ma posso misurare con un paio di occhiali, magari una gradazione bassa, 0,5, ma guardate, c'è quella 0,5, non è, sì, non è un occhiale. E ho messo gli occhiali da 1, e quando li ho messi ho vissuto questa cosa straordinaria, no? Che a un certo punto, la prima volta metti gli occhiali ed è come se passasse la sbronza. A un certo punto tutte le parole significano proprio quello per il motivo per il quale erano state scritte, per cui userò anche gli occhiali. Non so la scaletta, Sergio scherza che non so la scaletta, però. Quindi non lo so, insomma. La storia di Propatria, che non so se trovate in vendita, ma non importa, insomma, costa anche un po', ma vabbè. È la storia di un detenuto che finisce in carcere, probabilmente per un reato, anzi sicuramente per un reato minore. E poi in carcere, in qualche maniera, come dire, non prende coscienza, quantomeno la sua coscienza gli dice che se il carcere è il suo nemico, lui diventa in qualche maniera amico di chi è nemico del carcere. E quindi diventa, come dire, entra in questa concezione della lotta armata da persona completamente disarmata, peraltro, cioè, quindi un triplo salto mortale. Però non può leggere dei libri, cioè non può leggere libri di rivoluzionari contemporanei a lui, ma vengono considerati libri assolutamente non problematici, non pericolosi, libri invece dell'Ottocento. Quindi lui legge dei libri altrettanto, sono più pericolosi per lo Stato, insomma. Quindi legge anarchici, non legge Marx, magari perché Marx è un nome conosciuto, insomma, però Pisacane no, invece Pisacane forse è anche molto più pericoloso da un certo punto di vista. E quindi decide di fare un discorso, fare un discorso nel quale lui in qualche maniera vuole spiegare per quale motivo ha preso questa posizione così, così netta. E per fare questo discorso chiede aiuto ad un rivoluzionario altrettanto, anzi più contraddittorio di altri, che è Mazzini. E ogni tanto quindi si alza in questa cella e parla ai cittadini. Cittadini, il reato è una colpa. Chi lo compie si chiama colpevole. E chi ruba una mela finisce in galera. Anche se molti pensano che rubare una mela è un reato da poco, anzi, c'è chi pensa che non è nemmeno un reato. E chi ruba 2 mele? Chi ne ruba 3? 10? 100? 1000? Quando è che il furto della mela diventa un reato? C'è un limite? Si tratta di tonnellate o di metri cubi? C'entra qualcosa con la qualità della mela? La mela Codogno è un aggravante rispetto all'annurca campana? No, cittadini. La legge è uguale per tutti e i giudici non perdono tempo a contare le mele. Davanti al tribunale c'è la statua della giustizia. Ha una bilancia in mano, ma entrambi i piatti sono vuoti. Non è una bilancia per pesare la frutta. Eppure, cittadini, molti di voi leggeranno un'oggettiva sproporzione tra l'idea di reato e il furto di una misera mela. Allora, io vi pongo il quesito in forma diversa. Avere fame è un reato? Certamente no. Perciò, in una società nella quale vi fossero mele per tutti, chi ruba una mela lo farebbe per accumulare mele e affamerebbe i poveri derubati. E io sono sicuro che affamare la gente è un reato. Ma in questa società solo una parte dei cittadini possiede la mela, mentre il resto ha solo la fame. Perciò vi dico, in questa società è un reato possedere la mela. E chi ruba la mela compie un atto di giustizia. Eppure, cittadini, la legge non accetterà mai questa logica. Perché se io rubo una mela, lo Stato mi può giudicare, mentre se ho fame, non è più lo Stato che giudica me, ma sono io che giudico lo Stato.
e lo giudico colpevole di farmi morire di fame e di spingermi a rubare la mela. Perciò lo Stato farà il possibile e l'impossibile per nascondere la mia fame e portarmi in tribunale come ladro. Lo Stato giudica per non essere giudicato.